Noi come Comitato 45.2 ormai è più di un anno che facciamo questa battaglia per la nostra E45, la superstrada Orte-Ravenna, che in particolare per il tratto toscano, che è una strada di fondamentale importanza per l'economia dell'Umbria, dell'Alta Valle del Tevere, Umbra, Toscana, della provincia di Arezzo, e quindi è un bene da tutelare a tutti i costi, e in più bisogna tutelare la sicurezza dei cittadini. Purtroppo il tratto toscano ce l'ha dimostrato con le problematiche sul Puleto e con tante altre problematiche. Il tratto toscano intendiamo da, facciamo, estendiamolo un po' da San Giustino Umbro fino ad arrivare a Bagno di Romagna, è veramente uno spianto, è pericoloso, è perennemente coperto di cantieri, e quindi noi non possiamo accettare né rassegnarci al fatto che chi percorre questa superstrada, la più lunga superstrada d'Italia, l'unica gratuita, un collegamento fondamentale nord-sud, debba rischiare la vita perché la manutenzione, nonostante tanti cantieri, non viene fatta o viene fatta male. E questo è il punto. Quindi c'è anche una paura, perché quello che è successo, quest'ultimo episodio, possiamo dire, davvero per un caso fortuito, non ha avuto conseguenze gravi. Certo, lì innanzitutto poteva toccare a ognuno di noi, e potevamo essere più sfortunati oppure meno abili della signora che si è trovata con i suoi bambini e sua madre, non so, un'altra persona, un'altra donna, in questo triste frangente. Il pericolo è in agguato in ogni momento, non possiamo accettarlo. Ovviamente, proprio per questo noi abbiamo quello che possiamo fare come cittadini, e io invito, noi del Comitato 45.2 invitiamo tutti, chi si trova in queste condizioni, ma su tutte le strade, ma in particolare sul tratto toscano delle 45, a segnalare da buoni cittadini alla magistratura, che poi provvederà a fare le indagini, queste problematiche. Noi riteniamo che quando la volta di una galleria si distacca e cade su un veicolo in transito che transita a oltre 100 km orari, rimanendo nei suoi limiti, questo non sia una questione che può passare inosservata, ma ci sia proprio da verificare sulle responsabilità del gestore, perché è inaccettabile che una galleria cada in testa a chi passa, col rischio che oggi ci potevamo trovare in una condizione in cui c'era una tragedia che coinvolgeva magari due bambini, la mamma e la nonna o la zia. Quindi noi crediamo che fermamente la magistratura debba accendere un riflettore per verificare se ci sono gli estremi, se si sono verificati reati di attentato alla sicurezza dei trasporti e di omessa manutenzione di opera pubblica. Questo è per noi fondamentale. Quindi auspichiamo che la magistratura, che poi nella sua autonomia farà le verifiche e deciderà, però diciamo il nostro atto è un atto che è fatto, è un atto di civiltà. È un atto fatto con senso civico.